Salve amici di didattica innovativa, questo video è dedicato agli appassionati della Flipped Classroom, ai docenti che praticano questa metodologia didattica e che quindi hanno iniziato a registrare video. Probabilmente molti di voi conoscono la tecnica del green screen, che consiste nell'applicare un pannello dietro di noi e poi sostituire il pannello con uno sfondo virtuale. Molti magari non sanno che è possibile ottenere lo stesso risultato senza il pannello fisico, ma attraverso una webcam virtuale. Ci sono tanti programmi in giro. Quello che vi presenterò oggi si chiama XSplit Vcam. Vedremo quindi come cambiare lo sfondo durante la fase di registrazione, oppure come applicare un green screen virtuale, come questo qui, e poi modificarlo in fase di video editing con uno dei programmi che vi ho mostrato nell'altro articolo. Andatelo a leggere. Cominciamo! Eccoci, allora iniziamo. Come vedete, ho aperto OBS Studio. Tra le fonti ho messo cattura lo schermo, eccolo qui, e dispositivo di cattura video, cioè la mia webcam, che come vedete posso spostare in qualsiasi parte dello schermo. La mia webcam in questo momento, potete notare, ha uno schermo verde. Non si tratta però di un pannello reale come quelli che ho suggerito nell'articolo, ma di un pannello virtuale. Ora cambio lo schermo della presentazione, quindi vado su Cattura lo schermo e faccio schermo 1, da due schermi, ecco qua. E se voi andate su Google e cercate XSplit Vcam, vedete proprio che è un software che vi permette di applicare un virtual green screen in OBS o anche in altri programmi. Clicchiamo per esempio qui. Eccolo qua, è possibile scaricarlo gratuitamente, ovviamente c'è anche una versione premium senza la filigrana, e iniziare ad utilizzarlo. Infatti la versione che ho io è quella là premium. Come si utilizza il software? Adesso lo vado ad aprire, eccolo qua. E vedete che ho la possibilità di aggiungere degli sfondi virtuali, ok? Quindi uno sfondo verde, come ho fatto io adesso, ma potrebbe essere anche un'immagine. Li aggiungete, li caricate direttamente dal vostro PC, quindi anche una copertina fatta così, o anche un video da YouTube. Quindi inserite il link del video da YouTube e in sovraimpressione avete il video. Oppure, cosa molto interessante, potete anche aggiungere un sito web, il link ad un sito web. Datemi qualche secondo. Eccolo qua, vedete? Adesso dietro di me ho il sito web. Poi è anche possibile aggiungere immagini un pochino più complesse come queste. Eccola, questa è una delle mie preferite quando faccio i corsi. È possibile poi modificare le impostazioni della camera, modificare il background. Per esempio, volete rovesciarlo dall'altro lato? Eccolo qua, a seconda di come preferite, o anche verticalmente. Okay? Potete fare lo zoom e aggiustare la luminosità, il contrasto, eccetera. Quindi potete anche divertirvi un po' con le impostazioni. Potete anche, visto che io ho la versione premium, posso anche cambiare il watermark, ma in questo caso io non ne ho applicato nessuno. Poi ovviamente potete selezionare l'ingresso, quindi la webcam che il programma dovrà utilizzare per rendere la vostra webcam virtuale. Ma vi faccio vedere anche un'altra cosa interessante che sarà molto utile in OBS, è quella non soltanto di ovviamente di avere il vostro sfondo originale, quindi la camera in cui siete, ma anche proprio di rimuovere il background. Eccomi qua. E infatti, se adesso torniamo in OBS e vi mostro l'altro schermo, quello con OBS, eccolo, adesso potete vedere che io sono qui, ma non ho più uno sfondo dietro. Come ci può essere utile questa cosa? Ve lo faccio vedere subito. Torniamo a presentare lo schermo 1. Mettiamo ad esempio la mia presentazione sul videomaking e lezioni interattive per i corsi che erogo alle scuole. Eccomi qua, vedete?
Sono qui, mi posso spostare in qualsiasi parte dello schermo. Ora abbiamo cambiato lo sfondo della nostra webcam. Ovviamente avremmo potuto fare anche una cosa di questo genere, quindi non catturiamo lo schermo, ma soltanto la webcam. Ecco come ho fatto io nell'introduzione di questo video, e avere il nostro schermo sempre da X-Split. Eccolo qua, questo per esempio. Perché questa cosa può essere utile? Perché noi possiamo decidere di cambiare lo schermo prima di registrare, quindi già durante la registrazione, oppure se non abbiamo ancora deciso quale sfondo applicare, mettiamo uno schermo verde virtuale, un semplice file che potete scaricare anche da internet o lo create con Paint. E poi lo andiamo a modificare in un programma di video editing, come vedremo a breve. Eccoci, ho aperto Wondershare Filmora, ma voi potete usare un qualsiasi software di video editing, anche gratuito, come DaVinci Resolve, ad esempio. Io uso questo qua perché credo che l'interfaccia sia molto semplice, tra l'altro è disponibile anche una versione gratuita. Andiamo dunque ad importare il nostro file multimediale. Che cosa importeremo? Importeremo un video creato da me appositamente con lo schermo verde e lo andiamo a trascinare sulla timeline. Eccolo qua. Che cosa faccio adesso? Vado ad importare una qualsiasi immagine o anche un video. In questo caso importerò un'immagine. Ad esempio questa qua. Una volta che abbiamo l'immagine tra i nostri file, andiamo a mettere sotto, quindi spostiamo il video sopra e l'immagine sotto. Cosa ci resta da fare? Adesso cliccando sul nostro video, vedete c'è proprio il tastino green screen. In automatico, dal momento che l'immagine che io avevo selezionato come sfondo aveva già il colore giusto, ha immediatamente riconosciuto che fosse un'immagine, un green screen da sostituire con l'immagine che ho inserito nella timeline. Ovviamente voi potete anche utilizzare il contagocce per scegliere il colore e vedrete che funziona ugualmente. Andiamo a vedere il video. Video di prova per mostrare come posso rimuovere il green screen attraverso un software di video editing. Ok? Ora, attraverso il tasto ripristina, vediamo come sarebbe stato il video senza il green screen. Eccolo qua. Video di prova. E quindi noi semplicemente, rimettendo come abbiamo fatto prima e facendo così, possiamo avere invece il nostro green screen semplicemente cliccando un tasto, perché il colore che abbiamo scelto è già quello adatto. Con un green screen invece fisico avremmo potuto avere problemi di ombre che magari non permettevano al software, a seconda poi anche del software, di riconoscere perfettamente tutti i punti del green screen. Il risultato è quasi perfetto, ma direi che per quello che dobbiamo fare è soddisfacente. Potete notare che la mia immagine è leggermente sopra la barra di Windows perché in Filmora, così come in altri software, è possibile applicare ad esempio un effetto di quadro o ritaglia. Eccolo qua. E questo, per esempio, mi permette, una volta applicato, di ritagliare una parte del video. Vediamo come funziona. In questo caso, ovviamente, non mi serve, ma è solo per farvelo vedere. Ok? Ho tolto una parte del video sopra, ma se voi registrate e si vede la barra di Windows, basta mettere la vostra immagine sopra la barra e poi andate a ritagliare la parte. Ok? Credo che possa essere molto utile questo tipo di green screen che vi evita l'ingombro del pannello reale, ma soprattutto vi permette di dare sfogo alla vostra creatività nella creazione dei vostri video. Vi aspetto per il prossimo tutorial. Ciao!